Eder. Mech. Pallister. C'è un ordine di pagamento elettronico, a mezzo bancomat, di 40 euro effettuato lo scorso 19 ottobre, presso la farmacia Zamboni, ed è emerso dall'analisi dell'estratto conto di Liliana. La farmacia si trova in piazzale Gioberti, l'ordine è relativo all'acquisto di un integratore per capelli, fitofanere, ed un sapone per viso. Ci siamo recati presso un'altra sede di questa farmacia dove il responsabile ci comunicava che, a Trieste, vi sono altre due farmacie appartenenti alla medesima società. Il titolare controllava i pagamenti ricevuti il giorno 19 ottobre, non rilevando alcuna transazione dell'importo complessivo di 40 euro. Lo stesso contattava i referenti delle altre due farmacie sopracitate specificando che, in entrambe, il 19 ottobre vi erano state due operazioni della medesima somma. Andavamo quindi alla sede di via Mazzini numero 43, avendo appreso che, il giorno di interesse, era stata effettuata un'operazione in contanti per l'importo di 40 euro da parte di una tale Patrizia, collaboratrice di uno studio di medicina generale, relativo all'acquisto di due farmaci. Mi recavo nella sede di piazzale Gioberti. In tale sede, la dottoressa Federica riferiva di un pagamento elettronico effettuato in data 19 ottobre alle ore 12:34 per l'importo di 40 euro relativo all'acquisto di un integratore per i capelli e, anche, di un sapone per il viso. Per la predetta operazione veniva emesso regolare scontrino. Questa operazione fa riferimento alla transazione elettronica effettuata mediante il bancomat in uso a Resinovic Liliana lo scorso 19 ottobre. Ora passiamo ad una segnalazione. Nadia si è presentata spontaneamente da noi, ha dichiarato che lo scorso 31 dicembre, verso le ore 13:45, come sua consolidata abitudine, ha portato a passeggiare il suo cane di media taglia presso il comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico. Giunta nei pressi della zona boschiva ove alcuni giorni più tardi veniva rinvenuto il corpo esanime di Liliana Resinovic, il cane, pur al guinzaglio, manifestava l'intenzione di entrare in quel sito ma veniva dissuaso dalla conduttrice la quale lo portava verso un'altra zona del parco. Nel ripercorrere la strada in senso inverso, giunta nei pressi della cosiddetta centrale termica, Nadia ha dichiarato di aver avuto la sensazione di essere osservata scorgendo un movimento di un telo che era stato messo in quel luogo per delimitare dei lavori in corso. La donna ha quindi precisato che il suo cane non aveva avuto, né nei giorni antecedenti né nei giorni immediatamente successivi all'episodio descritto, comportamenti simili, passando per quella particolare zona e che aveva manifestato nuovamente interesse verso quel sito dopo il rinvenimento del cadavere della Resinovic. La stessa ha quindi tenuto a precisare che il suo cane, nella giornata del 3 febbraio, sempre nel corso di una passeggiata all'interno del comprensorio descritto, si era diretto verso una particolare zona del parco contraddistinta da una montagnola di terra con alla sua base un alveare. La donna ha infine dichiarato di aver notato che domenica 2 gennaio, transitando nel medesimo parco, la porta di uno stabile diroccato era insolitamente aperta. A tal proposito abbiamo effettuato un sopralluogo nell'area segnalata e abbiamo rilevato che l'edificio indicato è diroccato, privo di tetto e con i muri perimetrali interni crollati per ampie porzioni e risulta pertanto incompatibile con l'essere utilizzato anche temporaneamente come rifugio di fortuna. Il 31 dicembre 2021, come d'abitudine quasi quotidiana, ho portato il mio cane di taglia media all'interno del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico del rione di San Giovanni. Verso le 13:45 di quel giorno sono passata nella zona in cui avevo poi appreso dalla stampa che era stato trovato il corpo di Liliana Resinovic. In particolare, quel giorno sono entrata in quell'area dall'accesso sito in via San Cilino, non quello principale, ma quello posto sopra la stazione dei carabinieri di Guardiella. Una volta all'interno ho gironzolato un po' fino a raggiungere la palazzina della centrale termica e quindi sono salita lungo il terreno asfaltato. Giunti nei pressi della zona boschiva ove, come ho già detto, veniva poi trovato il corpo della donna, il mio cane ha avuto un impuntamento. L'animale voleva entrare all'interno di quella zona boschiva ma io, dopo averla lasciata un po' gironzolare pur tenendola al guinzaglio, l'ho dissuasa e l'ho portata in un'altra zona per poi ridiscendere e uscire dallo stesso varco da cui ero entrata.
Voglio aggiungere che nel percorrere la strada in senso inverso, giunta all'altezza della centrale termica, ho avuto la sensazione di essere osservata. Mi è sembrato di scorgere un movimento nel telo che era stato messo in quel luogo per delimitare dei lavori in corso. Io mi sono subito allontanata perché quel parco è frequentato anche da drogati. A quell'ora c'era luce ma non ho visto altro. Sono passata anche altre volte ma il cane non ha mai avuto questo tipo di impuntamenti. Solo quel giorno me l'ha fatto. Aggiungo che il mio cane ha avuto nuovamente interesse verso quella zona dopo il ritrovamento del corpo di Liliana. Io non conosco nessuna di queste persone, né Liliana né altri. Mi è parsa strana la circostanza che ieri, sempre passeggiando con il cane all'interno del comprensorio ex OPP, l'animale mi ha condotto in una zona apposta nei pressi del luogo del ritrovamento del corpo, contraddistinta da una montagnola di terra con alla sua base un alveare. Poi volevo segnalare che il giorno 2 gennaio, domenica, ho notato che la palazzina diroccata posta alla fine del roseto del parco aveva la porta aperta a differenza dei giorni precedenti che era invece chiusa. Abbiamo effettuato un sopralluogo all'interno del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste, sito nel quartiere di San Giovanni, al fine di verificare le dichiarazioni rese da Nadia in merito alla circostanza che in data 2 gennaio la medesima, trovandosi a passare nei pressi della palazzina diroccata posta nei pressi del roseto del parco, aveva notato che la porta d'ingresso della medesima struttura era, a differenza dei giorni precedenti, aperta. Giunti in loco abbiamo individuato immediatamente l'edificio segnalato, diroccato e versante in evidente stato d'abbandono. Posto nei pressi della via Nicolò Bottacina e non molto lontano dal luogo del ritrovamento del corpo di Liliana Resinovic. Questo stabile, sito al limite di un'area verde coltivata con roseti, è parzialmente nascosto dalla vegetazione. Avvicinandomi all'ingresso della stessa, tra la vegetazione di arbusti ho notato una radura ove sono state posizionate delle arnie per le api. L'area in cui sorge la palazzina è, di fatto, inaccessibile, perché il perimetro in cui sorge è delimitato da un'alta recinzione metallica unita da filo di ferro. L'evidenza di tale precauzione è dovuta allo stato di fatiscenza di quello stabile di due piani complessivi, privo di tetto e con i muri interni e perimetrali crollati per ampie porzioni. Al fine di meglio perlustrare gli interni di quell'area ho scavalcato la recinzione e mi sono avvicinato alle rovine della palazzina. Gli interni della stessa sono esposti agli eventi atmosferici e sono pieni di macerie. La vegetazione anche arborea cresce rigogliosa anche nei vani interni. Preciso che lo stabile ha l'ingresso principale murato con laterizi e, per lo stato in cui versa, è incompatibile con l'essere utilizzato anche come rifugio di fortuna temporaneo. Eccovi alcune foto da me fatte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.